ringrazio il Ministro e il Presidente di essere stati qui con noi oggi. La loro presenza è la testimonianza dell'attenzione del Ministero della Salute e della Regione verso la Fondazione Santa Lucia. Quindi credo che a nome di tutto il personale e dei pazienti io possa esprimere loro la nostra gratitudine. Saluto tutti voi che gentilmente avete accolto l'invito a questa celebrazione. Vedo numerosi rappresentanti di istituzioni nazionali e regionali, molte persone che operano all'interno della Fondazione, tanti amici e sostenitori. Va a voi il nostro grazie. Un saluto particolare lo rivolgo ai nostri pazienti che hanno voluto essere qui presenti oggi in sala, ma anche alle persone ricoverate che sono dovute rimanere in ospedale. La giornata odierna è dedicata alla celebrazione di un traguardo importante, l'anniversario dei 25 anni del riconoscimento dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, riconoscimento che nel 1992 fu attribuito a Santa Lucia dall'allora Ministero della Sanità e dal Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Ma il vero protagonista oggi non è il Santa Lucia. I veri protagonisti oggi sono coloro che hanno reso possibili questi 25 anni, coloro che hanno dato contenuto a questi 25 anni e che hanno fatto in modo che la Fondazione Santa Lucia non fosse semplicemente un ospedale, un centro di ricerca, ma fosse il Santa Lucia, nel significato coniato da tutti coloro che ci hanno conosciuto. Per questo oggi i veri protagonisti sono tutte le persone che ogni giorno lavorano all'interno del Santa Lucia. Sono i medici, i terapisti, gli infermieri e tutto il personale sanitario al quale è affidata la cura di pazienti la cui complessità in questi 25 anni è enormemente cresciuta. Sono i ricercatori che anticipano nei laboratori di ricerca le cure di domani e garantiscono a chi è in corsia di ospedale gli strumenti di conoscenza e le tecnologie che in questi 25 anni ci hanno permesso di gestire con successo la crescente complessità. Sono gli ingegneri, i tecnici e tutto il personale che con il loro lavoro garantiscono il funzionamento e l'aspetto accogliente del nostro ospedale. La reale forza del Santa Lucia siete voi. È la forza di una comunità di persone che hanno condiviso e condividono un obiettivo comune e trasparente: curare al meglio le persone. Qui, oggi, in questo momento, stanno lavorando oltre 850 professionisti, di cui l'80% sono laureati. Sono loro il vero Santa Lucia. Tutto ciò non sarebbe stato possibile e non è possibile senza il supporto di due istituzioni, il Ministero della Salute e la Regione Lazio. Sono loro, insieme al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, che 25 anni fa hanno dato fiducia all'allora Centro Residenziale e Clinica Santa Lucia. In questi 25 anni abbiamo messo tutto il nostro impegno e la nostra professionalità per dimostrare che quella fiducia era ben riposta. L'evoluzione che ha avuto la Fondazione Santa Lucia in questi anni è sotto gli occhi di tutti. Il risultato oggi è evidente. La ricerca biomedica congiunta all'attività sanitaria offerta a tutti i cittadini senza distinzione di reddito in forza del Servizio Sanitario Nazionale. Per noi questi 25 anni non sono vissuti come un traguardo, ma come una nuova partenza. È per questo che celebriamo questi 25 anni di lavoro compiuto insieme alle istituzioni, al servizio dei cittadini e del territorio. Se lo aspettano ogni mattina tutte le persone con disabilità grave, che necessitano di un ricovero di neuroriabilitazione, tutti coloro che combattono contro le conseguenze di un ictus o di altre malattie neurodegenerative. Ce lo chiedono i genitori che hanno appena finito di festeggiare la nascita di un figlio e ai quali improvvisamente crolla un mondo di sogni perché al figlio di pochi mesi è stata diagnosticata una grave cerebrolesione. Ce lo chiedono i genitori di un figlio uscito dal coma che devono affrontare con lui una nuova vita. Questi 25 anni del Santa Lucia sono la testimonianza che il nostro servizio sanitario, il settore ricerca del nostro paese, nel contesto competitivo europeo, proprio grazie alle istituzioni, può fare risultato e può farlo bene.
vorrei dire al Ministro Lorenzin e al Presidente Zingaretti che da oggi iniziano i prossimi 25 anni. Troviamo insieme il modo di affrontare la complessità. Cogliamo insieme le nuove opportunità e progettiamo risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Ho voluto lasciare per ultimi i protagonisti più importanti di questi 25 anni. Alcuni sono qui con noi oggi, ospiti in prima fila, d'onore. Sono i pazienti e le loro famiglie che si sono rivolti. Sono le persone che si sono rivolte a Santa Lucia, spesso dopo un grave trauma, con la speranza di riottenere il bene per loro più prezioso, la libertà di tornare a vivere in modo autonomo. In una sola parola, la loro salute. In questi anni sono tantissimi i riconoscimenti di stima e apprezzamento che abbiamo ricevuto da voi pazienti, non solo con cittadini di Roma e del Lazio, ma di tutte le regioni d'Italia. Lasciatemi dire che è esattamente il contrario. Siamo noi, oggi, in questa occasione ufficiale, ringraziamo tutti voi che avete riposto nel Santa Lucia la vostra fiducia e avete affidato a Santa Lucia la vostra volontà di recupero. In qualità di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tre le aree che caratterizzano la nostra attività e su queste tre aree abbiamo concentrato il nostro lavoro. La prima, l'assistenza. Negli ultimi 25 anni i progressi della medicina d'urgenza e l'efficacia delle cure nella fase acuta della malattia hanno enormemente accresciuto i tassi di sopravvivenza. Pensiamo solo all'ictus. Se 30 anni fa 2 casi su 3 portavano al decesso, oggi la proporzione si è più che invertita. Questo ha creato uno scenario completamente nuovo che trasforma tutto il settore della neuroriabilitazione, questione centrale per ogni politica sociale e sanitaria. Siamo chiaramente davanti a questa scelta: salvare la vita alle persone per poi rimandarle a casa e pagargli la pensione di invalidità, oppure, dopo avergli salvato la vita, restituire loro autonomia e rispettare quindi anche la loro dignità. Nel secondo caso, se vogliamo restituire alle persone autonomia, una grande sfida si annida proprio nella neuroriabilitazione. Lo spartiacque della complessità è infatti il cervello. Nel cervello si annida il pericolo della disabilità più grave, quella neurologica e cognitiva. E nel cervello si nasconde l'opportunità più grande da cogliere, restituire capacità di azione, di comunicazione, di autonomia vera al paziente attraverso la neuroriabilitazione. A questo compito, garantire ai cittadini percorsi altamente specializzati di neuroriabilitazione, il Santa Lucia ha risposto in questi ultimi 25 anni con un livello di intensità e di esiti sempre maggiore. Abbiamo sviluppato un sistema integrato di ricerca e di assistenza che funziona. Non possiamo tacere il fatto che la complessità si scontra oggi con il problema delle risorse limitate. A maggior ragione se condividiamo un'idea moderna e complessa di riabilitazione a cui accennavo un attimo fa. È chiaro che il sistema di assegnazione delle risorse disponibili deve poter valorizzare le strutture dotate di adeguati requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici. Vengo ora al nostro secondo ambito, la ricerca. La Fondazione ha oggi all'attivo oltre 270 collaborazioni con più di 130 soggetti tra università, centri di ricerca e altre organizzazioni pubbliche e private. Nell'ambito delle neuroscienze, lo sviluppo dell'attività di ricerca qualifica oggi il Santa Lucia tra i primi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in termini di produttività scientifica. Permettetemi in questa occasione di ringraziare i nostri ricercatori per questi risultati, in particolare i giovani. Sono persone con eccezionali capacità, portano avanti il loro lavoro con professionalità, entusiasmo e spesso sono capaci di raggiungere importanti risultati di concreta utilità per la salute di tutti noi. Grazie, siete un esempio per tutti. Terzo ambito di attività che caratterizza la Fondazione Santa Lucia come istituto scientifico è la formazione.
oltre ad essere un qualificato provider dei corsi ECM, il Santa Lucia condivide un'importante sinergia nel settore della formazione con diversi atenei. In particolare il Santa Lucia è sede dei corsi di laurea in fisioterapia, logopedia e infermieristica, svolti in collaborazione con l'Università Tor Vergata, ed è sede della scuola di specializzazione in neuropsicologia dell'Università La Sapienza. Per la Fondazione Santa Lucia queste collaborazioni sono un'opportunità preziosa di formare i professionisti di domani nelle discipline che sono il suo lavoro quotidiano, offrendo agli studenti la possibilità di formarsi sul campo. I percorsi di inserimento nel mercato del lavoro sono virtuosi. A un anno dalla laurea, l'86% degli studenti che si sono formati al Santa Lucia trovano impiego esattamente nel profilo professionale per cui hanno studiato. Anche questo è un fatto che dimostra le opportunità che si colgono quando le istituzioni diverse sono capaci di convogliare il proprio impegno su obiettivi comuni. Concludo. Il nostro direttore scientifico, il professor Carlo Cattaginone, il nostro direttore sanitario, il dottor Antonino Sabbia ci mostreranno nei loro interventi più in dettaglio i contenuti dell'impegno del Santa Lucia. A me permettete di mostrare i risultati del nostro lavoro, risultati che il dottor Luigi Amadio ha reso possibili con dedizione, competenza e inarrestabile passione. Poche immagini, quindi, sono sicuramente più efficaci delle mie parole per descrivervi questa nostra storia. Questa era una palestra del Santa Lucia, al tempo. Queste sono le nuove tecnologie applicate qui quotidianamente per la neuroriabilitazione. Così si presentava il Santa Lucia nel 1992. Così siamo oggi, una struttura complessa che risponde al 100% ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di legge per gli ospedali di alta specialità neuroriabilitativa. Questi erano i nostri primi passi nella ricerca biomedica e sono queste oggi le nostre migliori energie. Oltre 200 ricercatori, 60 laboratori di ricerca lavorano a Santa Lucia. Oltre 2/3 sono giovani donne. È stata una vera rivoluzione. Negli ultimi 25 anni il mondo è cambiato e anche il Santa Lucia è cambiato. Solo una cosa è rimasta uguale. Continuiamo tutti i giorni a fare del nostro meglio per essere un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di riferimento nell'ambito delle neuroscienze. Noi ci teniamo. Lo scorso venerdì, in una visita a sorpresa, il Santo Padre, Papa Francesco, ha visitato il Santa Lucia. Ci ha ricordato quanto sia importante sperare nel futuro e confidare nella ricerca scientifica, che permette di fare grandi progressi in questo campo. Che la sua benedizione possa accompagnarci nel nostro lavoro tutti i giorni, per i prossimi 25 anni. Grazie a tutti per il vostro impegno a favore del Santa Lucia e grazie per la vostra attenzione.